La polstrada di Caltagirone, grazie all'ausilio di prove filmate e documentate, ha fatto piena luce sul crescente fenomeno dei furti di scooter del tipo Liberty. Nel corso degli ultimi mesi sarebbero stati denunciati almeno un centinaio di furti. Ecco con quali stratagemmi venivano sottratti agli ignari proprietari. Ad agire erano tre persone di Gran Michele, con un contraccolpo allo sterzo, sferrato da un piede, saltava il blocco sterzi. A seguito di un'attività proprio investigativa da parte della squadra di polizia giudiziaria del distaccamento, si è divenuti alla identificazione di alcuni giovani, tra cui un minorenne, 17enne, 16enne anzi, di Gran Michele e un maggiorenne. Loro rubavano questi motorini a Caltagirone, quindi venivano in trasferta, trasportavano il motorino per qualche decina di metri distante dal luogo dove l'avevano asportato, lo facevano ripartire attraverso l'unione di due fili e quindi disattivavano anche la centralina per poi portarselo proprio nella città di Gran Michele. Tre persone di Gran Michele sarebbero dunque componenti di questa minibanda specializzata al furto dei Liberty del tipo 50, peraltro loro appetibili perché sei presenti sul mercato delle due ruote. I tre sono stati denunciati in stato di libertà, ma le indagini della Polstrada proseguono per accertare se ci siano o meno altre persone coinvolte. Qualora il motorino subiva qualche inconveniente, tipo che non partiva o comunque non erano in grado di portarselo proprio a Gran Michele, lo parcheggiavano, poi c'era un furgone che stiamo attivamente ricercando, che girava per queste strade dove loro indicavano dove avevano poggiato, diciamo, il motorino e quindi se lo riprendeva.